Salvatore D'Amico del gruppo omonimo D'Amico di Navigazione. Sicurezza, sviluppo, solidarietà. Quali sono le azioni messe in campo dal vostro gruppo armatoriale rispetto alla gente di mare, al welfare della gente di mare? Allora, innanzitutto grazie per la domanda. Vorrei innanzitutto dirvi che il gruppo D'Amico impiega tra le proprie navi e le navi che armiamo per conto terzi circa 5.000 marittimi. Io stesso sono stato un marittimo quando a 14 anni sono andato a bordo come mozzo e quindi conosco per certi versi anche le problematiche che spesso i marittimi si trovano ad affrontare. Purtroppo, come è uscito fuori anche durante la conferenza, oggi è aumentata molto l'efficienza, quindi anche le soste nei porti sono diminuite. Noi abbiamo messo a bordo delle nostre navi, cercando di intervenire così sul welfare dei marittimi, internet a disposizione di tutto l'equipaggio affinché possano comunicare con le loro famiglie anche quando si trovano in mezzo al mare. Tuttavia questo ha creato un effetto collaterale che ha fatto sì che i marittimi a volte si isolino un pochino nelle loro problematiche, nelle loro cabine. Vi basti dire che un marittimo connesso significa un marittimo che subisce tutti gli stress della famiglia senza però poterli gestire come invece li gestirebbe se fosse a casa. Ecco, per questo noi come gruppo D'Amico siamo molto molto attenti al welfare dei marittimi da una parte, ma contemporaneamente riteniamo parte integrante del welfare il far stare i marittimi insieme quando sono a bordo. Infatti abbiamo installato sulle nostre navi delle PlayStation o dei Nintendo Wii per obbligarli quasi, mi lascio usare questa parola impropria perché poi in realtà per loro è un piacere, a giocare insieme, quindi distrarsi e quindi fare anche gruppo tra di loro. Purtroppo le navi negli anni 60 navigavano con 40-50 marittimi, oggi la nostra tipologia di navi naviga tra le 20 e le 25 persone a bordo, quindi chiaramente anche il gruppo di persone è un gruppo completamente diverso rispetto a quello che era una volta. Ed ecco qui che l'armatore deve invece intervenire come essere responsabile e far sì che questo gruppo sia molto più legato e molto più unificato di quanto lo fosse una volta. È pensabile arrivare a navi automatizzate, quindi con mancanza di personale a bordo? Allora, innanzitutto le nostre navi sono automatizzate. È una cosa molto diversa parlare di navi che assomigliano a dei droni. Io non credo che sia pensabile sostituire il computer all'uomo, ma ritengo che, come già sta avvenendo, soprattutto quando si parla di traffico internazionale, perché poi ovviamente sul traffico costiero è un pochino diverso, no? Vi basti dire se una nave deve andare fissa tra due porti avanti e indietro e questi porti distano 3 km l'uno dall'altro, allora magari ci sono una serie di ruoli che a bordo possono essere sostituiti da un computer. Ma è una storia completamente diversa se invece parliamo di navi che fanno traffico internazionale. Innanzitutto esistono delle problematiche di carattere legali insuperabili, ma poi dire che noi sostituiamo, siamo in grado di, diciamo, di sorpassare l'uomo con un computer significa essere molto presuntuosi, a mio modesto parere. Penso invece che i computer debbano contribuire, avere un ruolo molto attivo nel semplificare il lavoro dei nostri marittimi a bordo. Vi basti dire che grazie ai computer oggi i marittimi durante la notte, parlo nella fattispecie per l'equipaggio di macchina, possono riposare e avere le allarmi nelle loro cabine e quindi scendere nel locale macchine solamente quando suonano questi allarmi e non come era fino a qualche 15-20 anni fa che dovevano stare anche di notte fissi a fare la guardia in macchina. Quindi diciamo che l'automazione può aiutare i marittimi ad avere una vita molto migliore a bordo, ma da qui a sostituire con i computer il personale navigante credo che, insomma, spero di non vederla, ma comunque ci vogliono tanti anni.